Ciao a tutti ragazzi, bentrovati dal vostro Leo Cilio Esposto. Dunque, col video di oggi, come vedete, ho inaugurato un nuovo set scenografico che ho realizzato, ho voluto realizzare, diciamo, per questo video e anche per i prossimi che spero di pubblicare, speriamo di pubblicare al più presto. Un ringraziamento speciale al mitico Mr. Frank che mi ha fornito appunto il fondale stellato con il nome del nostro mitico gruppo Saint Seiya Vintage Legend Italia, in cui vi invitiamo a iscrivervi numerosi. Dunque, col video di oggi, oltre al nuovo fondale scenografico, come vedete, concludiamo anche un trittico quello relativo ai Cavalieri d'Acciaio. Cavalieri d'Acciaio, appunto, di cui abbiamo già parlato di Benham o Daichi della Volpe, Liar o Ushio del Pesce Spada. E quest'oggi invece parliamo dell'ultimo personaggio che è appartenente a questa categoria, che è Shadir, nome italiano, oppure in giapponese Sho, ovvero il Cavaliere d'Acciaio del Tucano. Cavalieri d'Acciaio, lo sappiamo bene, sono personaggi filler che compaiono soltanto nell'anime, non compaiono assolutamente nel manga, hanno, diciamo, un ruolo puramente marginale, però comunque, nonostante tutto, svolgono bene il loro compitino, come abbiamo sempre detto negli altri video. Dunque, per quanto riguarda il personaggio in sé, questo che vedete trattasi dell'edizione storica Bandai del 1988, in quanto, come anche già specificato negli altri video, i Cavalieri d'Acciaio fanno parte di quella schiera di personaggi che purtroppo in Italia non vennero mai importati da Giochi Preziosi o da chi per loro, e che purtroppo, appunto, negli anni 80-90 qui in Italia nessuno ha mai posseduto, ha mai visto. Questo che avete davanti trattasi dell'edizione Bandai 1988, non è l'unica edizione in cui questo personaggio e gli altri personaggi sono presenti, ne sono state realizzate anche altre, sia fake che originali. Comunque poi nella descrizione del video poi troverete tutte le informazioni relative appunto al personaggio e a tutte le versioni e le edizioni uscite negli anni, dagli anni 80 fino ai primi anni 2000. Ecco, in questo video, come negli altri, vi mostrerò come si monta l'armatura sul cavaliere e sul totem. In questo caso io partirei dal totem, in quanto poi dovrò rimettere il personaggio in collezione, quindi mi servirà poi l'armatura montata sul cavaliere. Ecco, da premettere che, come per gli altri, per me è un po' anche un esperimento, cioè è la prima volta che monto il totem, che monto l'armatura sul totem, in quanto sono personaggi che mi sono entrati di recente in collezione e che sono anche, diciamo, abbastanza rari, abbastanza pregiati, e non li ho voluti sforzare più di tanto, però comunque mi sembrava doveroso concludere il trittico già iniziato con gli altri cavalieri, mostrandovi appunto il montaggio sia del totem che del cavaliere. Quindi, senza perderci in ulteriori indugi, direi di cominciare subito con il montaggio del totem. Prima volta in assoluto per me, spero di riuscire a essere più dettagliato possibile. Ecco, come potete vedere, qui ci sono tutti i pezzi dell'armatura disposti ai piedi del cavaliere e la base del totem. Come potete vedere, la base del totem altro non è che, diciamo, una base che riproduce, diciamo, la struttura del tucano, ovvero che è il simbolo, diciamo, che rappresenta il nostro cavaliere. E come anche per gli altri cavalieri, è dotato, diciamo, di rotelle, in quanto come dovreste sapere, come già stato detto anche negli altri video, le armature dei Cavalieri d'Acciaio sostanzialmente erano dei veicoli semoventi che poi si scomponevano e diventavano armature al bisogno, come si vede appunto nell'anime. Ecco, quindi, per montare il nostro totem, direi di partire dal pettorale, che è questo. Come potete vedere, il pettorale si apre in questo modo, così,
e va montato sul totem in questo modo. Si abbassa questa testa qua, come vedete, questo va incastro, si disincastra, si abbassa così e il pettorale va a chiudersi qui in questo modo, come potete vedere, va a chiudersi qui in questo modo, dopodiché si chiude, si blocca e lo abbiamo bloccato. Dopodiché andiamo a montare i due schinieri o gambali, che dir si voglia, in questi fori qui, 1 e 2, 1 a destra e l'altro a sinistra. Ecco qua. A quanto pare nulla di complicato per il momento. Onestamente pensavo che fosse più complicato, invece si sta rivelando abbastanza semplice. Ripeto, anche per me è la prima volta, non l'ho mai montato finora. Comunque, andiamo avanti. Il cinturone, come potete vedere, che è dotato di queste alette e si apre dietro come per tutti quanti, il cinturone va messo in questo modo, così, proprio qui sul sedere. Lo andiamo ad adagiare, così. Lo andiamo ad adagiare così e lo chiudiamo in questo modo. Ecco qua. Ecco, come potete vedere anche qui ci sono due fori che sono appunto i fori in cui andranno a incastrarsi i perni del cinturone, esattamente come succede sui cavalieri. 1 e 2, ecco qua, lo abbiamo chiuso. Una volta chiuso, tiriamo su le due penne, così, e abbiamo la nostra coda. Ecco qua. Scusate, sono andato fuori dall'inquadratura, ecco qua. Ecco, abbiamo chiuso il cinturone sul totem, abbiamo tirato su le pennine, eccole qua. Ci siamo quasi, ecco. Dopodiché ci occupiamo dei bracciali. I bracciali andranno montati qui sotto, qui, dove ci sono dei fori, in questo senso, così. Uno di qua. Uno di qua e l'altro di qua. Ecco qui. Ok, scusate i tentennamenti, però ripeto, anche per me è la prima volta, quindi spero di non commettere errori. Ho qui le istruzioni, però comunque diciamo che sono abbastanza chiare. Non c'è nulla, diciamo, di eccessivamente complicato. Ecco, abbiamo montato i bracciali, abbiamo montato dunque pettorale, cinturone, bracciali e schinieri. Mancano veramente pochi pezzi. Dunque, qui invece abbiamo le spalline, quelle che sul cavaliere sono le spalline, che vanno montate. Qui sotto, come vedete, ci sono dei piccoli incastri, dei piccoli incavi, e andranno montati qua sotto, così. Un attimo, scusate che è un po' ballerino tutto. Ecco, sto cercando anche di farvi vedere il meglio possibile come montarle. Ecco, una qui, così, e l'altra in egual modo dall'altra parte. Ecco, diciamo nulla di eccessivamente complicato. Adesso qui andremo a montare invece l'ultimo pezzo, che è l'elmo, quindi disincastriamo un attimo qua e qui incastriamo il tutto. Ecco, come potete vedere, l'elmo. Anzi, lo faccio rivedere, che forse è meglio. Come vedete, qui c'è un piccolo incavo, basta disincastrare un attimo qui, mettere l'elmo qua su e incastrarlo di modo che tutto stia fermo così. Ecco. Come potete vedere, qui abbiamo il nostro totem. Spero riusciate a vederlo. Purtroppo l'inquadratura so che non è un granché, ma è l'unico modo che ho, diciamo, per far vedere tutto
in un'unica inquadratura. Ma ripeto, il totem di suo è anche abbastanza carino, molto semplice. Pensavo fosse più complicato da montare, invece mi sono reso conto che effettivamente non è nulla di eccessivamente complicato. Ripeto, per me è la prima volta che monto il totem di questo personaggio. Cavaliere, vabbè, poi come vedrete l'armatura montata sul cavaliere è di una semplicità disarmante, però comunque, vabbè, essendo la prima volta ci sono voluto andare cauto e diciamo che tutto sommato direi che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Poggiamo a terra il nostro totem, eccolo qua. Ecco, come potete vedere, si tratta effettivamente di alla fine di un piccolo veicolo, una specie di skateboard motorizzato che, come si vede anche nell'anime, come ho già detto, l'armatura dei cavalieri d'oro, sì, dei cavalieri d'oro, scusate, l'armatura dei cavalieri d'acciaio, diciamo in forma diciamo non sul cavaliere, sono appunto dei piccoli veicoli motorizzati che loro usano per spostarsi velocemente in quanto non sono dotati, diciamo, di cosmo e di superpoteri come gli altri personaggi della serie, e che appunto al bisogno si scompongono e diventano le armature che poi conosciamo bene: il pesce spada, la volpe e in questo caso il tucano. Bene, abbiamo visto come si monta il totem, direi di passare a questo punto al montaggio dell'armatura sul cavaliere, che come vi ho già detto è di una semplicità disarmante, però comunque. Diciamo che occorre sempre una certa cautela, specialmente per quanto riguarda pezzi come questi che sono diciamo abbastanza vecchiotti e abbastanza delicati. Per quanto riguarda invece il cavaliere, come vedete, abbiamo scomposto i pezzi dell'armatura e li abbiamo messi appunto ai piedi dell'omino. L'omino, come vedete, è il classico omino che si trova in ogni confezione. In questo caso i personaggi non sono dotati di copripiedi esattamente come i cavalieri di bronzo, sono diciamo armature abbastanza semplici, essenziali. Ecco, come di consueto, come ci insegna anche il nostro caro amico Mr. Frank, quando si monta un cavaliere, l'armatura su un cavaliere, è sempre buona nonna partire dagli schinieri o gambali che dir si voglia. In questo caso i gambali sono perfettamente identici, non hanno fregi particolari che consentono di distinguere la destra e la sinistra, e quindi passiamo a montarne uno a destra e uno a sinistra, così in questo modo. Ecco qua. Dopodiché passiamo al cinturone, quindi alziamo le braccine, apriamo il cinturone, il gonnellino che dir si voglia, il cinturone, lo apriamo, lo andiamo a mettere qui sulla vita del cavaliere e chiudiamo dietro, facendo bene attenzione a incastrare le due alette all'interno dei due fori, questi qua che vedete sul bacino del cavaliere. Ecco qua. E le due alette così le teniamo in basso. Ecco qua. Dopodiché, una volta montato il cinturino, passiamo a montare il pettorale. Il pettorale, come già detto prima, si apre in questo modo. Lo andiamo a infilare nella testa così e lo chiudiamo semplicemente così e abbiamo il pettorale sul nostro cavaliere. Ecco qua. Come vedete, nulla di difficile, nulla di complicato, è veramente come montaggio sono di una semplicità disarmante. Si potrebbe anche fare a meno delle istruzioni, però se siete neofiti, se non siete molto esperti, io consiglio sempre di dare un'occhiata alle istruzioni, perché comunque non fa mai male, e soprattutto quando acquistate dei cavalieri vintage, assicuratevi che ci siano sempre le istruzioni, e nel caso magari siate costretti ad acquistare qualcosa che non ha le istruzioni, rivolgetevi comunque a me o a Franco o comunque a tutti i membri dello staff, faremo in modo comunque di farvele avere in qualche modo. Ecco, detto questo, procediamo con il montaggio. Procediamo con i bracciali. Dunque, i bracciali, come vedete, sono diversi. Ce n'è uno che è fatto così e un altro invece che ha questo piccolo fregio.
Il bracciale con il fregio, come potete vedere, va sulla parte sinistra, ovvero va montato qui, così, uno, e l'altro bracciale lo montiamo qui a destra. Siamo quasi in dirittura di arrivo, andiamo a montare adesso le spalline. Le spalline semplicemente sull'armatura del cavaliere vanno a incastro, in questo modo, una così e l'altra così. Ecco qua, vanno a incastrarsi semplicemente così. Ecco qua. Ecco, faccio rivedere che mi sa che sono ancora fuori dall'inquadratura. Scusatemi, ma non siamo professionisti, lo facciamo, diciamo, in maniera amatoriale, un lavoro fatto, diciamo, giusto per voi, perché siamo appassionati e vogliamo condividere la nostra passione. Ecco, come vedete, incastriamo le due spalline, semplicemente una di qua e una di là. Queste vanno semplicemente a incastro, nulla di complicato. Ok, adesso raddrizziamo un po' il tutto, ecco qua, raddrizziamo un po' il tutto perché, come sapete, a me piacciono le cose belle dritte, ordinate ed equilibrate. D'altra parte sono una bilancia, quindi l'equilibrio fa parte un po' della mia personalità, del mio essere. E da ultimo, come tocco finale, abbiamo l'elmetto del tucano che lo posizioniamo sulla testolina ed ecco qua, in tutta la sua magnificenza, il nostro cavaliere d'acciaio Shadir o Sho del Tucano. Eccolo qua. Beh, io direi che comunque, nonostante la semplicità dell'armatura, nonostante il tutto, comunque è un personaggio che esteticamente, anche come gli altri, che esteticamente fa la sua bella figura e che bisogna avere in collezione. Sono comunque anche personaggi anche abbastanza rari, abbastanza pregiati, che ultimamente si fa sempre più fatica a trovare, specialmente in edizione storica. Come ho già detto prima, oltre a questa edizione è stata realizzata anche la ristampa da parte della Bandai Hong Kong risalente al 2003-2004, e prima ancora sono state prodotte anche alcune edizioni fake, cioè non ufficiali, di questi personaggi, che comunque, nonostante tutto, nonostante siano fake, anche loro sono sempre più difficili da trovare, soprattutto in buone condizioni, e i prezzi, diciamo, che tendono un po' a lievitare. Non parliamo poi dell'edizione storica, che ormai ha raggiunto quotazioni molto molto alte. Adesso non sto qui a divagare. Comunque, come ho già detto prima, nella descrizione del video troverete tutte le informazioni relative al personaggio e a tutte le edizioni che sono state prodotte negli anni. Bene, mi sembra di aver detto tutto. Come al solito vi invito a iscrivervi al nostro mitico gruppo Saint Seiya Vintage Legend Italia e a tutti i gruppi affiliati, al nostro canale YouTube, al nostro Instagram e a tutto quanto. Comunque nella descrizione del video troverete anche tutti i link relativi ai nostri gruppi, il canale Instagram, il nostro sito internet, il tutto facente capo al mitico gruppo Saint Seiya Vintage Legend Italia, di cui voglio ricordare sempre, come sempre, lo slogan: un gruppo, una grande passione. Ciao a tutti e alla prossima.